Sono felicissimo di comunicarvi che questo video è sponsorizzato, grazie Jesus, grazie. E vi premetto che è proprio grazie a queste sponsorizzazioni che riesco a permettermi le mani di Kisuke, il mio editor. Quindi Kisuke ringrazia questo sponsor. Si tratta di Imersoft, che con la promozione Back to School Big Sales puoi ricevere fino al 50% di sconto semplicemente invitando via mail un altro amico, che riceverà a sua volta uno sconto se invita un altro amico e così via. E potrai aumentare quindi il tuo sconto tante volte, ok? E grazie a questo sconto potrete acquistare uno dei seguenti pacchetti in offerta: il Video Converter Ultimate e il DVD Reaper, che vi permetterà di convertire i video in qualsiasi formato. Guarda come butto dentro il video. Aggiunta del file. In che formato lo voglio? 720p per alleggerirlo. Converti, bro. Conversione in corso. Invece con Imersoft iTube HD Video Downloader potrete appunto scaricare, come dice il nome, i video da YouTube stesso. iTube Studio, devo incollare l'URL. Prenderò il mio ultimo video. Incolla. Già sta scaricando. Anche 1080p. Cosa? Lo compro io questo. E anche qui insieme il masterizzatore di DVD. Grazie infinite, Imersoft. Ciao bambini, questo è Elettrica Boo. E con me c'è sempre zio Giulietto. Oggi facciamo cose, ok? Allora signori, ciao a tutti, bentornati in questa strana serie. Vi faccio vedere, ho appeso dei quadri al mio muro. Questo sono io, Electric Topi, ovvero Subaru, e Rem, ovvero Rambo, Giulio, che andiamo in giro in una grande avventura. Questo quadro invece rappresenta la mia prima morte, e Giulio mi prende tra le sue braccia e è vagamente dispiaciuto. Questo è un altro quadro in cui Giulio mi fa i scherzoni e mi butta di sotto giù dei precipizi, cosa che fa tuttora. Ho addobbato, migliorato un po' camera mia, e qui ci sono un po' più di cose da lavoro, un tappeto pinguino, perché no, tutto tema azzurro bianco perché Rem ha questi colori. E adesso andiamo a finire il tour molto veloce della casa, perché abbiamo finito di addobbare a Topi. Semplicemente ho aggiunto un tappeto a forma di pappagallo di Cricchio, che se non sbaglio dovrebbe essere qui. Eccolo, l'ha piazzato qui a Cricchio finalmente. Vi faccio vedere due piccole novità prima di iniziare, perché oggi il mio obiettivo è di andare a rapire, cioè anzi, vorrei premiare i villici accanto a noi con una vacanza più o meno a vita, dipende da loro se sarà a vita o fino alla loro morte istantanea, che potrebbe accadere casualmente. Ah, c'è un portale del Nether nuovo qua. Al grande residence Arkham Asylum, un residence 5 stelle in cui potranno stare qui a divertirsi. Innanzitutto ecco il tappeto, questo è il quadro, un disegno mio, e questo invece qui c'è il magazzino segreto, che ancora non è nulla. È una porta a pistone hipster. Questo un giorno sarà il magazzino, che sarà ampliato ovviamente. Questo qua è una porta di Mambo Jumbo, che è uno youtuber minecraftoso che fa cose con la redstone. Ho studiato la sua porta anche per imparare a usare la redstone un po' di più. Ed è una porta a spirale. Il mio obiettivo è quello di fare una galleria a propulsione che, con l'aiuto del ghiaccio, se un giorno avrò l'abilità a tocco di velluto, mi potrà lanciare oltre i confini del mare, in modo che io possa partire da qua e prendere il mare. Anzi Giulio, partiamo dalla prigione, va? Un'entrata speciale per loro che abbiamo sistemato rispetto all'ultima volta, anche se ancora fa schifo, no, è da migliorare. Ma no, fa schifo. Non fa schifo. Ma fa schifo, non funziona bene. Ciao Antonio, come stai? Oh, non vedo più il nome di Antonio, Giulio, di nuovo. Continui così, signor Antonio, andiamo a vedere come sta. Io lo vedo. Oh, guarda Fabio come sta lavorando. Fabio, ti stai intascando tutto il raccolto. Stai facendo un ottimo lavoro e non verrai affatto pagato per questo. Qua sopra che noi abbiamo l'entrata per i nostri vincitori. Come potete vedere non è funzionale perché si ferma. Si ferma perché c'ho la porta a pistoni. Siamo vicinissimi, cioè. Ciao Giulio! No! Yeah, wow, incredibile! Chi prendiamo questa volta, Giulia? Allora, signor corazzaio, lei ha vinto un viaggio. Cosa ti dà per 15 carbone? Uno smeraldo. Non è male, signore. Get in the boat. C'ho un problema di movimento qui. Ma scusa, ma tu hai pensato a tutto? Noi fatto il fenomeno, io ero... Arca. Ho pensato a tutto tranne al sentiero. Il sentiero è la mia debolezza. Ho l'entrata perfetta di Arkham, bambini, guardate che bravo che sono, Mumbo Jumbo.
E poi non hai pensato a fare una ferrovia che arriva in centro città, dove è più comodo prendere ma video, sono saliti, no, in due. C'è la Romagnolo. La ferrovia deve arrivare qua, non deve fermarsi là. Cosa serve se si ferma là? Perché io pensavo che fino là ce la facevo ad arrivarci. Tu pensavi malissimo, cioè, ma dobbiamo dormire. Devi... Possiamo proseguire per favore la tua stupidissima ferrovia fino a qua? Che razzo di gioco malefico gli facciamo fare? Sei dopo questa curva S brutta. Scusate signori, ma c'è un'altra cosa che vorrei fare. Qual è la casa più brutta del villaggio? Perché? Niente, quella, quella tipo a forma di igloo. Però sono fatte di neve, quello non c'è tanta soddisfazione a farle esplodere, cioè farle... niente. Salve signor Villico, consegna speciale. Sì, le conviene uscire nel frattempo che lo installo. Vada via, via! Via da qua. No, deve andare via, non voglio uccidere, cioè non voglio che si faccia del male mentre io monto cose. Ah! Ok, cambiamo casa. Ok, consegno il pacco, eh. Ah! Chiudo la porta. Pacco in arrivo, cioè pacco arrivato. Materiali gratis, così, dal nulla. Prepara un carrello, ce l'ho. Te lo preparo proprio lì davanti. Prepara un fucking carrello. Aggredit in the bot. Ok. Ho detto prepara un carrello. Perché l'hai messo in una barca? Se n'è andato, perché? Non vuole venire. Ma perché? Perché remi contro di me? Ma è impossibile spingerlo. Non è impossibile, l'avevamo portato lì se tu avessi messo un carrello. E adesso dobbiamo pescare un altro fesso che bazzica. No, lì. Non ce l'hai la canna da pesca? Madonna, lo sto per uccidere. Ti giuro, la voglia è altissima. Sto per spingere con la forza della mia Spreaker. Per favore, non opponga resistenza. La rende soltanto più difficile per tutti. Ma tu guarda. Dove va? Lo porto in un posto. L'interno. No, non uccidere! Non uccidere! Eccolo! No! Ecco, guarda, sta arrivando la prossima vittima, il pirata. Per favore, le conviene venire. Giulio, stai calmo. No, Giulio, dammi la barca. Lo ammazzo. Dammi la barca. Guarda, se n'è andato proprio. Hai capito che quella è una zona sicura. È diventato un brutto quartiere. Questo è diventato un brutto quartiere. Eccolo uno. Non è entrato dentro casa. Mi ha visto e ha fatto no. Ho preso l'arma suprema. Con questo non potranno sfuggirmi. Ah, l'hai tirata fuori. Oh, ma non c'è il carrello. Non c'è il carrello. C'è il carrello. Ma fino no, l'hai messo adesso, t'ho visto. No, ci siamo signori. Vediamo se riusciamo a pagare. Non far parte del carrello, mi raccomando. Ecco. No, no, no. Mamma mia. Mamma mia. No, Giulio, ti prego. Ci serve, cioè, non è che ci serve. Però... Get in the boat. Ah, teoricamente, così non è che posso andare lontano, no? No! No! È sparita la barca. Ma dai, sto gioco fa schifo. Dice uno che gioca da 7 anni a Minecraft. Sì, ma fa schifo il tuo server, perché cioè spariscono le cose. Ma l'ho pure upgradato. No, non entra in casa tua. Tu adesso sali sulla maledettissima e bellissima barca che ti porta in un mondo di incanto. Sali sulla... Oh! C'è voluto un cazzotto, gli ho dato un cartone in faccia. Come sei detto sulla barca di sua spontanea iniziativa? Di sua spontanea volontà, davvero, dopo il cazzotto. Sali sul cubotto, il cubotto della leva. No, it's ok. Oh! Ha detto no, anch'io voglio venire. Bravi. No, vero, ma che hai fatto? Guarda che non vuole salire. Oh mio Dio. Per carità, so. Metti l'altro carrello. Io ti assicuro che un'accettata da Stormbreaker non ti piace. Mamma mia. Oh. No. No. Ma ci passa attraverso, ma... No, occhio, così esce? C'è la misura di sicurezza estrema. No, ma puoi anche tenere aperto, guarda. Lo sfido a uscire. Mamma mia, se non si toglie da qui, devo mettere un... devo mettere un blocco! Ok. Ma così scappa. Aspetta. No! Eccolo! Ah! Stavo mettendo il coso! Un ottimo piano! Ma Jesus! Pronto, Jesus! L'hai svegliato? L'ho svegliato in una barca. Aprimi qui. Ai cozzi, spero. Aprimi. Se la montagna non va da Maometto dalla montagna. Qualcosa andrà male. C'è il carrello? Oh! Sono dentro? No, c'è là! Ci hanno invaso! Aia! Stormbreaker, aiuto! Aia!
Stia zitta lei. Stia zitta. Ciao, ciao. No. Amici. Fermati. One eternity later. C'è andato di sua spontanea iniziativa. Preso! Oh. Yes! Vadi! Yes! Finalmente! A casa, a residence! Ti immagini un muore incastrato in quella trappola che tu chiami? Che io chiamo porta? L'ha rimbalzato. No, davvero? No, dove va? No! No, cosa c'è lei? No, no, mi sa che esce. No, 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 no. Oddio, rischia di morire, si è fatto male, si è fatto male. Sta morto, sta morto, è morto, è morto, è morto. Ah! No! Rip, la tua porta. Io la vado a buttare giù, però quanto è vero, Dio, quella porta sparisce. La tua idea schifosa di mettere una porta. Io con i pistoli, sono diventato il mago della redstone. Eventually. Vai, ci sei? Vai, vai, spingi, spingi. Eli! Ah! Ah. Ok, giù. Vai. Via. Ok. L'ho preso? Ci sono, ci sono! Oh! Yes, queen! Allora, lei signore, vada di qua. Adesso le presento la sua nuova umile dimora, se me lo permette. Vediamo cosa succede. Ok, vedi? Wow! È diventato un libraio, adesso si mette l'uno. Tocco di velluto, fra l'altro. Per 59 smeraldi. Un po' caro questo. Però libraio. Guarda le librerie gratis, io che le voglio tanto. Signori, rieccoci qua. Ennesimo upgrade. Questa volta fatto bene per quanto riguarda la prigione, soprattutto. Signor Villico, vada. E lui è andato. Ah, vado anch'io. Wow! Da adorando! Questa parte qui è fastidiosissima. Sono dentro, non ho guardate, guardate! Fuck! Aha! Fuu! Siamo arrivati! Benvenuto a Residence, la villa nel bosco. Prego! Questa è la sua cella. Questa è la sua cella, la sua stanza. Ha scelto la sua stanza. Molto bene, signore. Le do il suo hobby, se si sposta. Ci penso io. Ottimo lavoro. E vediamo, guardiamo la trasformazione, perché tanto dovrebbe finire a breve. Ed è così che il villaggiere ti dà una palla di pietra, una zappa di pietra. Perché devi toglierla a fare metterla? È tornato normale. Grande! Allora uno può rimetterlo più volte, vedi? Finché non ti piace quello che ti dà. Cambiato gli oggetti. Fammi vedere, non lo posso vedere. No, palla di pietra. Ah, piccone di pietra. E ci fa pure lo sconto. Ma va bene, sì, perché in cella lui ha detto minchia, tutto bene, non mi attacca i mob. Dal villaggio era una merda. Oh, bene, questo per la carta ti dà gli smeraldi. Signori, siete tutti invitati, avete vinto un grandioso viaggio. Sono in due lì ora, cosa okay. Succede? Okay. Ne prenderà uno e ne prenderà un altro. Damson! Damson! Buon no, viaggio, non il mio carrello! No! Ah! Che scarso che sei! Che pippa malefica che sei! Ma perché lo devo prendere? Dai. Levati! Dai! Dai! Ha fatto cambio carrello! Oh shit! Che stai facendo? Pronti! Dove sei? Ok, sei. Che bella questa entrata! Ops! No! Sto morendo! T'ho salvato! Che bella questa entrata! Prego signori, da questa parte scegliete una postazione, una vostra camera. Io sceglierò il vostro lavoro, voglio dire il vostro hobby. Il libro incantato, hai cambiato il libro incantato. Ah, perché si stanno buggando, perché smettono e riprendono. Guarda, sempre che fanno stanno modificando in continuazione. Per me vanno in conflitto fra di loro con i lavori? No, stanno cambiando tutti a rango. Davvero? No, guarda che cambiano i colori della lana. C'è marrone e marrone e nero. Sempre maggiorati i prezzi però, mi raccomando. Sai chi è l'unica certezza? Questo qua sotto, Fabio. Sì, Fabio è l'unica certezza. Signor Fabio, lei cosa vende tra l'altro? Ah, lei non ce li fa i prezzi maggiorati, grazie, grazie mille. Fabio si è ambientato. Sì, però bene, Fabio non coltiva una patata, dice che vuole le patate e non ne coltiva una. Ciao Fabio.
senti, mi metti il video. Ciao Antonio. Antonio, mi raccomando, eh. Bene bambini, questo è quanto per questo videolo. Giulio, attacca la musica. Vabbè, ma che giro devo fare? Non sto andando. È lontanissimo. Omae wa mo. Shinderu. Mi raccomando bambini, se vi è piaciuto questo video, mettete like e scegli uno dei video che appare adesso e in sovraimpressione. Sono tutti magnifici. Iscriviti se non sei iscritto, mi raccomando, ma soprattutto schiaccia, dai un cazzotto alla campanella. Piu 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 piu